Equa divisione della posta in palio che le due squadre accettano con serenità, forte entrambi delle tranquille posizioni in classifica. Sia il Villa che l'Alba infatti giocano un buon calcio ed hanno in comune lo spirito spavaldo e la mentalità prettamente offensiva. Primo tempo che vede gli ospiti aprire le danze al sesto con il neoentrato Palanca subentrato dopo pochi secondi all'infortunato Palmarini. Successivamente la grande opportunità capita a Colantoni. Lo stacco di testa è preciso ma Bettoni si distende con tempismo. I padroni di casa si rendono pericolosi con questa iniziativa al 34esimo. La Selva, imbeccato da Cozzolino, spara addosso a Moretti. Il gol è comunque nell'aria ed arriva grazie ad un'autentica invenzione in pieno recupero. Cozzolino è fenomenale nella sua esecuzione. Prima del riposo, De Amicis per l'Alba prova a fare il brasiliano su punizione. Ma la rete del pari scaturisce quasi per caso. Padovani di rapina approfitta dell'indecisione di Bettoni al 27esimo della ripresa, consolidando il forcing prodotto sino a quel momento. Ma è di nuovo il Villa a fallire l'occasione del 2-1. Antignani, non al meglio della condizione, colpisce di testa a botta sicura, non centrando però il bersaglio. Negli scampoli finali da registrare il tentativo dell'Alba con Di Giorgio, respinto da un difensore, e questo colpo di testa di Padovani al 44esimo. Qualcosa almeno di cui rammaricarsi. Per quanto riguarda il nostro esterno difensore, a volte ci ha portati punti, quindi non mi lamento su quello perché capita anche in Serie A, quindi non è un problema. Sono molto contento della prestazione della squadra perché abbiamo disputato veramente una buona gara contro una squadra buonissima, che merita tutti i punti che ha, però penso che alla fine il risultato sia anche giusto perché diciamo che l'ultimo quarto d'ora l'Alba ci ha tenuti un po' là dietro. E meritavamo la vittoria secondo me, perché il Francavilla ha fatto un tiro e mezzo in porta, si è rintanato nella propria metà campo e ha giocato solamente con questi lanci lunghi, invece noi abbiamo cercato di fare la partita come facciamo sempre. Purtroppo loro hanno trovato questo Eurogol bellissimo di Cozzolino. E poi l'hanno difesa, insomma. Noi abbiamo pareggiato, abbiamo continuato a spingere, abbiamo cercato il gol del 2-1 e ci siamo andati molto vicini, soprattutto alla fine, mettendo il secondo attaccante. È andata male, però l'atteggiamento è sempre questo. Io devo fare solamente i complimenti alla mia squadra, perché fare questo tipo di partite su un campo così difficile contro un'ottima squadra non era facile. Noi ci siamo riusciti.